Ciao a tutti e bentornati, io sono Giuliana e questo è un nuovo video. Oggi spacchetteremo insieme la Dream and Wed Box di luglio. Come prima cosa vi faccio vedere la spoiler card di questo mese dal titolo Diamonds in the Rough. Dunque, il primo item che vedo sono delle scaglie di tè con il titolo A Tea Against the Night, con questa scatolina bellissima, l'ho trovata anche in un'altra box, se non sbaglio forse quella di dicembre, ma non sono sicura. Qui leggo tè nero dello Sri Lanka, mela e ribes nero da sorseggiare per ricreare completamente l'atmosfera arabica di An Ember in the Ashes. E questo quindi è il tè che, insomma, adesso non aprirò. Poi vedo forse uno degli item che io aspetto ogni volta di più nelle box della Dreamer Whale, ma che ci posso fare, è un'altra candela esclusiva di Clarissa di Cozy Corner Candle. Il titolo della candela è Adamant Shahrzad, se non vado errato, ed è ispirato a The Drought and the Dawn. Andiamo dunque, vediamo il colore. Oh, è un bellissimo rosa, scuro. Oh, l'odore è fantastico. È buonissimo. Non ci azzecco mai con i profumi, quindi preferisco leggere direttamente dalla spoiler card. E sono ciclamino, persico, legno di shisam e acqua di fiori di arancio. Ecco, l'arancio l'avevo capito, gli altri ovviamente no. Scusate, do un'altra sniffatina. Sempre dello stesso tema, vedo un segnalibro. Poi vedo un rotolo, direi di aprire subito e vedere di che cosa si tratta. Oh wow, ok, sembra la locandina di un film ed è in realtà un poster dedicato a An Ember in the Ashes di Shabba Tahir, e ve lo faccio vedere. Guardate che carino, molto bello. L'illustrazione è davvero impressionante, tutti questi dettagli. Non so se riesco a farveli vedere, ma sono veramente molto belli. Poi abbiamo un artwork vi faccio vedere direttamente l'immagine, ecco, con la scritta dedicata a Jin, figlio del sultano Oman di Rebel of the Suns. Sono belle queste sfumature gialle, verdi e con le scritte che si alternano. Qui nello sfondo verde abbiamo il giallo, nello sfondo giallo abbiamo il blu scuro. Abbiamo un altro art con una citazione che viene da Aladdin: When did you last let your heart desire? Eccola qui. E se non sbaglio ci dovrebbe essere una sciarpa, sempre inerente a questo tema. La prendo subito. Eccola qui. Lo sapevo perché ce l'aveva spoilerata la Dreamer Whale qualche tempo fa. L'apriamo insieme. Oh, che bella! Ok, la stessa immagine dell'art che vi ho fatto, dell'immagine che vi ho fatto vedere prima. Eccola qui, molto bella. Il materiale sembra ruvido, ma in realtà, se lo guardate bene, sembra di seta. Molto bello, molto originale. Non avevo mai visto una cosa del genere. Soprattutto credo sia uno dei miei primi item dedicati ad Aladdin. Wow, ragazzi! Oh mio Dio, oddio, che bello! Ok, sono due fermalibri, come si chiamano? In legno, dedicati alla città di Ottone. Aspettate che adesso ve li faccio vedere. Guardate che belli. No, io sono senza parole. Wow, 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 wow. Le citazioni, vabbè, sono le uguali, sono praticamente le stesse. E qui, insomma, ci si mettono i libri. È un'idea fantastica. È la prima volta che ricevo un gadget del genere. E wow, sono felicissima. Ok, mi sono emozionata moltissimo. Siamo arrivati al libro che già vedo l'anteprima e avrei dovuto recuperarlo perché l'ho letto soltanto in ebook. Vi faccio vedere la nostra piccola balena del mese. E come possiamo intuire dal colore della book sleeve, abbiamo la città di Ottone! Ok, lo sapete, io l'ho letto in ebook, avrei dovuto comprarlo nei prossimi giorni e sono felicissima di averlo trovato qui. Ok, la scritta in rilievo, se volete sapere cosa, insomma, le mie impressioni su questo libro, vi lascio il link qui sotto della mia recensione. Allora, come sapete,
la copertina, mi ero innamorata dell'edizione, se non sbaglio, americana. Non che questa non mi piaccia, però quella mi piaceva di più, perché si vedeva di più questa porta della città di Ottone. Le pagine di queste edizioni sono arancione, che richiamano un po' il colore di questa fiamma. E come vi ho, se non sbaglio, sì, c'è il retro della copertina. Adesso lo vediamo insieme, lo vedo insieme con voi per la prima volta, dove c'è un close up del mondo presentatoci da Chakravonti. È bellissimo, e ho visto anche il libro senza copertina, ancora più bello secondo me. Abbiamo sia avanti che dietro questo ornamento che troviamo all'inizio di tutti i capitoli, con la scritta alternata di Nari e Ali, in base insomma a ciò che stiamo leggendo. Il bordo è ruvido, arancione come le pagine, ed è veramente fantastico. Qui ci sono degli inserti ad inizio e fine libro che richiamano sempre questo ornamento, ed è veramente un'edizione stupenda. Io non vedevo l'ora di averlo, perché appunto l'ho letto soltanto in ebook, però sono molto molto contenta di averlo trovato nella Dreamer Way, quindi insomma mi fa molto piacere, sono felicissima. Ok, allora il mio item preferito. Intanto sono felicissima di aver trovato la città di Ottone, anche se l'ho già letto. Vabbè, sarò scontata, ma io adoro le candele di Clarissa, quindi per me saranno sempre il primo item. Però quello che mi ha scioccato tantissimissimo è stato decisamente questi fermalibri. Non li avevo mai ricevuti e sono veramente fantastici. Niente ragazzi, questo è tutto per il mio unboxing della Dreamer Way di luglio, e noi ci vediamo alla prossima.